Ciao, mi chiamo Marco e mi piacerebbe poter comprare un'auto nuova, fare un viaggio con la mia ragazza, ma ho bisogno di un piccolo aiuto. ProFamily, prestiti personali, cessioni del quinto della pensione o dello stipendio e mutui BPM con la massima trasparenza. Perché ProFamily è la società di credito del gruppo banco BPM, un grande gruppo bancario per realizzare un grande sogno, il tuo. Ti aspettiamo a San Nicandro Garganico, via Antonio Gramsci 91. Messaggio pubblicitario. Info su profamily.it. Cari telespettatori, buonasera. Benvenuti al programma culturale intitolato Culture. Bene, cari telespettatori, oggi vi voglio parlare di una corrente letteraria italiana. È una corrente molto affascinante. Sarei dovuto venire in studio con la sciarpina, con l'assenzio. Sto scherzando, naturalmente. Vi parlerò della scapigliatura milanese. Ecco, prima di tutto voglio introdurvi questa puntata con una bellissima frase degli Scapigliati. Tutti amarono l'arte con geniale sfrenatezza. Ecco, la scapigliatura fu famosa a Milano e tra questi poeti sono presenti Emilio Rapisaldi, Cletto Arrighi, Arrigo Boito, Emilio Praga, che fu un grande esponente degli Scapigliati. E la scapigliatura, quindi, come dire, come periodo, come movimento culturale e letterario, si può avvicinare al 1860-61, anche dal 1861 in poi, quindi dalla nascita della nostra Italia, meglio, dall'unificazione d'Italia in poi. La scapigliatura darà anche vita a quello che sarà il decadentismo e quindi un altro periodo storico importante che vedrà intellettuali come Verlaine, Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire, tutti questi intellettuali che dissipavano la vita. Quindi questi intellettuali parlavano delle tematiche più crude della vita, per esempio della morte, dell'autodistruzione, della malinconia. Erano delle tematiche particolari. Ecco, dobbiamo dire che i nostri scapigliati si avvicinarono a tematiche di ribellione, quindi i loro scritti erano ribelli e, loro vissero una vita alquanto dissoluta, cioè erano dediti all'alcol, erano dediti ad uso anche di assenzio, perché l'assenzio è una famosa quindi bevanda, e gli stessi amavano l'auto quindi distruzione, e la loro è una corrente che attaccava la borghesia, una corrente che, attaccava tutti i movimenti e tutti gli elementi culturali dello status quo. E loro attaccavano anche il romanticismo italiano. Cari telespettatori, questa puntata volge al termine. Io vi aspetto martedì prossimo con una nuova puntata di Culture. Buona serata a tutti.